Buongiorno, volevo fare il punto su questa faccenda dei rifiuti che ha preso i giornali per qualche tempo e che secondo me necessita di un minimo di chiarezza e di approfondimento. Allora, sapete com'è strutturata la gestione dei rifiuti in Toscana? Ci sono degli ATO, gli ATO sono degli ambiti territoriali ottimali che raggruppano i comuni di quell'ambito. Il nostro ambito, Toscana Costa, raggruppa circa 100 comuni. L'ATO si occupa della parte programmatoria, organizzatoria e quindi politica di indirizzo delle varie società che poi gestiscono materialmente lo smaltimento dei rifiuti sui territori. Bene, noi siamo a livello di percentuali, di quote, il settimo comune del Lato e non siamo rappresentati nel consiglio direttivo. Lato che ha appunto funzioni di indirizzo ha affidato il servizio di gestione dei rifiuti nell'intero ambito a una società che si chiama Reti Ambiente. È una società partecipata essa stessa da tutti i comuni del Lato e svolge le funzioni, diciamo così, operative sui territori. In Reti Ambiente, il comune di Viareggio non è il settimo come nel Lato, ma è il terzo per quote. E anche in Reti Ambiente non siamo dentro il consiglio di amministrazione. Reti Ambiente svolge la propria attività sui territori attraverso le cosiddette SOL. Le SOL sono società operative locali e nel caso di Viareggio la nostra SOL è SEA. SEA che svolge l'attività da tanti anni a Viareggio, di proprietà di Reti Ambiente, ma svolge il servizio a Viareggio. L'unico comune che ha affidato il servizio a SEA è il comune di Viareggio. Da ieri l'altro, il Comune di Viareggio non ha nessun membro all'interno dell'organo amministrativo di SEA. Ecco, la filiera è questa. Viareggio è fuori dal Consiglio Direttivo del Lato, Viareggio è fuori dal CDA di Reti Ambiente, Viareggio è fuori dal CDA della propria SOL. Ora, se per i due precedenti, cioè ATO e Reti Ambiente, come dire, il Comune di Viareggio è uno dei vari comuni, anche se con quote rilevanti, e quindi beh, la questione è politica, nel senso che in particolare il Partito Democratico ha scelto di, come dire, escludere il Comune di Viareggio, lo sapete, insomma, noi diciamo, siamo visti un po' come il fumo degli occhi, perché siamo civici e quindi, come dire, trasversali, noi badiamo agli interessi del nostro comune, non agli interessi del partito, e quindi, come dire, ci hanno escluso. Noi facciamo le nostre battaglie politiche, poi però ce ne facciamo una ragione. Ma nella SOL no. Perché dico no? Perché le società operative locali sono strutturate in maniera tale che la società madre, cioè proprietaria Reti Ambiente, deve necessariamente avere riguardo dei comuni. E come? Tramite lo statuto, i patti parasociali e la legge. Perché? Perché Rete Ambiente ha avuto l'affidamento dell'ATO in funzione di una proprietà che è ritenuta particolare, cioè Rete Ambiente è stata definita in house e quindi è stato possibile affidare direttamente, senza fare una gara, il servizio di gestione dei rifiuti sui territori da parte di ATO. Questo che vuol dire? Vuol dire che Rete Ambiente è soggetta al cosiddetto controllo analogo, e cioè i comuni controllano analogamente a quello che fanno per i servizi interni al comune questa società e le sue di conseguenza. Ecco qui sta il fatto. E cioè il comune di Viareggio, in qualità di unico come dire, comune servito dalla propria SOL, cioè da SEA, ha il diritto statutariamente per patti parasociali per legge, essendo come dire, esercitato il controllo analogo, di designare
i membri dell'organo, diciamo, gestionale, quindi del CDA della propria SOL. Questo è scritto da una parte. Ecco, a Viareggio è stato impedito anche questo nell'ultima assemblea, nel momento in cui è stato revocato illegittimamente l'amministratore. Viareggio ha chiesto: bene, ora io voglio designare l'organo, diciamo, gestionale. E il delegato di Rete Ambiente lo ha impedito. Ecco perché c'è differenza fra ATO, Reti Ambiente e SEA. Perché su ATO e Reti Ambiente la battaglia è politica, come ho detto prima, ci hanno escluso politicamente. Da SEA no, da SEA hanno fatto un'azione di forza, illegittima, lo ripeto, che naturalmente avrà conseguenze non solo politiche, ma anche giudiziarie, inevitabilmente, perché il Comune di Viareggio non può vedersi espropriato di un proprio diritto. E quindi faremo. Quindi, ecco, volevo fare il quadro complessivo, spiegare che il Comune di Viareggio è stato espulso da tutti gli organi, di tutte le società di area vasta, mi riferisco in particolare, l'avete visto, insomma, non solo a Reti Ambiente, non solo all'ATO, ma mi riferisco naturalmente al Parco, mi riferisco all'autorità portuale, a tutte, diciamo, le società d'area vasta, e il Partito Democratico ha deciso che Viareggio deve essere escluso. E noi, come dire, facciamo le nostre battaglie, poi ce ne facciamo una ragione. Dove non ci hanno escluso, per essere tranquilli e sereni e per non togliere poltrone a nessun altro, noi ci siamo dimessi. Io in particolare ho detto: io non voglio assolutamente nulla, però non nella mia SOL, perché la mia SOL pulisce a Viareggio. Io interloquisco con l'amministratore di SOL, della SOL, praticamente 20 volte al giorno per varie situazioni che sono sul territorio, e non posso accettare che venga meno un diritto sacrosanto del sottoscritto, e quindi di Viareggio, di designare l'amministratore che gestirà la SOL. Ripeto, Fabrizio Miracoli è stato mandato via in maniera illegittima e in maniera ingiusta, e qui ci sarà una battaglia a parte. Ma in maniera illegittima e ingiusta è stato tolto al sindaco di Viareggio il diritto di designare un nuovo amministratore. È venuto meno il controllo analogo, e qui chiaramente ci saranno delle inevitabili ripercussioni giuridiche. Questo è quanto per quanto riguarda, diciamo, la gestione dei rifiuti sul nostro territorio e nell'area vasta. Ci tenevo a precisarlo perché ho visto toni scomposti da parte anche di colleghi sindaci. Sinceramente, noi non siamo abituati a comportarci in questa maniera, e soprattutto non siamo abituati a usare questi toni. Noi abbiamo rispetto istituzionale per tutti, anche perché naturalmente contrasta i nostri obiettivi e i nostri indirizzi. Buona giornata.